Presente quello smartphone battery phone che non si scarica mai? Voglia se ce l'ho presente. Ci ho combattuto. Cos'hai portato in tasca in questi giorni? Ho portato il Poco M5, tanto atteso dai masochisti probabilmente. Perché dai masochisti? Sai, perché la fascia bassa, noi non siamo abituati alla fascia bassa, quindi provare un telefono entry level, perché ricordiamo che ormai, visto l'innalzamento dei prezzi, la fascia, no? Poco sotto i 200, prima erano 100, ora sono poco sotto i 200, è un entry level. Vero. E noi abbiamo provato per diversi giorni un entry level. Come sarà andata? Ah, questo ce lo racconti te. Poco? Quale? Poco M5, l'ho detto prima. Ah, vero. Non stavo attento. Non ero attento. Poco M5, ragazzi, / Poco M5S. Bentornati nella nostra recensione. Flavio ha testato per voi questo smartphone, appunto, entry level, che costa in offerta un prezzo interessante, ma ve lo diremo dopo. Mettetevi comodi, lasciate un mi piace e condividete questo video. Iniziamo ad affrontare quello che è l'estetica e il design, no, di questo telefono. Ti è piaciuto? L'estetica ormai, no? Marchio di fabbrica di Poco, con questa striscia gigante che circonda tutte le fotocamere e la scritta Poco gigante. Non incontra propriamente i miei gusti, però secondo me nella colorazione azzurra e nella colorazione gialla si fa guardare. La colorazione nera forse un po' più triste, anche perché ha questa trama effetto pelle, finta, no? Finta pelle, sì. Sì, ma molto finta, perché è rigida, non è gommatina. E quindi, insomma, diciamo, mi ricorda un po', sai quando i nostri nonni mettevano la fondina con i telefoni, quando avevano i vecchi Ericsson, la fondina con... I miei nonni sono morti quando non mai c'era un telefono. Anche i miei, però dico nostri nonni, vabbè, facciamo un altro parente, uno zio, boh, che ne so io. Fatto sta, sì, ho capito, che, dai, che ho la capito. Trama è quella, può piacere, può non piacere, è un design che divide, naturalmente non si sceglie un prodotto del genere per il design, ha altre qualità, diciamo, ecco. La costruzione però non è male, la costruzione è, non dico solidissima, però... È ben assemblato, non ha problemi, cedimenti, niente di particolare. Tra l'altro c'è il bilanciere del volume col tasto power condiviso con fingerprint. Sì. Che funziona bene in ambito quotidiano, non hai avuto problemi, immagino. No, sblocca molto velocemente. E mutua anche dagli altri Xiaomi il blaster ad infrarossi. Sì, vero. E tra l'altro jack da 3,5. Jack audio. Audio mono. Insomma, vogliamo dire la prima figata che c'è all'interno di questo telefono e che penso tutti quelli che hanno uno Xiaomi vorrebbero vederla all'interno dei suoi smartphone? Ah no, vedete la faccia che ha fatto, non lo sa neanche lui. C'è il sensore fisico! Sì, c'è il sensore fisico. Dai. È la prima cosa che ho provato, anche perché è la prima cosa che ci chiedete. Poi, se non ricordo male, l'M3 Pro 5G, anche lui aveva il sensore fisico. Non ricorda male. Speriamo che sia solo l'inizio di una lunga serie. Ora, se devo essere onesto, negli ultimi Xiaomi che abbiamo provato, grossi problemi io non ne ho avuti, anche Xiaomi 12 Lite, Redmi Note 11... ve lo direi se fosse così, però è sempre un sensore che si basa parzialmente su un algoritmo software, per cui passibile di problematiche. In questo caso no, c'è un sensore normalissimo ad infrarossi e quindi si spegnerà sempre lo schermo quando siete in chiamata, quando ascoltate i vocali, è perfetto. Ragazzi, è un telefono di fascia bassa e come tale andiamo a guardare anche la parte frontale. Abbiamo una fotocamera nella rientranza qua in alto da 5 megapixel, quindi niente di che per quanto riguarda i selfie, nonché un display con refresh rate a 90 Hz ma 500 nits di picco. Sì, infatti, allora, non c'è tantissimo solo in questi giorni, però diciamo che nelle giornate più assolate qualche problema potreste averlo, non è propriamente un faro. Bisogna, come diceva Emanuele, tener conto della fascia in cui si colloca il telefono. Io, a memoria, così non mi vengono in mente grossi display in questi telefoni, quindi sotto i 200 euro di listino. Poi le offerte, la roba caduta da un camion è un altro discorso, però anche i competitor, no? Penso ai Realme, quelli che trovate a MediaWorld, C21 e C25 hanno addirittura dei display HD. Qui comunque abbiamo almeno un pannello full HD e abbiamo i 90 Hz. Per quanto riguarda invece ricezione, parte telefonica, come l'hai trovato? Allora, prende bene, è nella media.
Quindi non è un Honor, un Huawei, un Motorola, però non ha avuto difficoltà. L'unica cosa, non aggrega le bande, quindi niente 4G Plus. Le prestazioni della 5G, ovviamente. Ah, certo, no, quello ovviamente. Mentre c'è la doppia banda 2.4 e 5 GHz sulla Wi-Fi, che prende bene, non sul Wi-Fi o sulla Wi-Fi. Questo apriamo un dibattito. Voi commenti. Come dite? Perché rete Wi-Fi è femminile. Poi ti spiego la differenza tra maschietta e femminuccia, no, ok? Che non la so. E diciamo che prende bene da questo punto di vista. Se volete il 4G Plus, se volete prestazioni particolarmente elevate per la rete dati, ovviamente dovrete ripiegare su un telefono di una fascia più alta. Ecco, io qui apro un dibattito, visto che ormai le nostre recensioni sono a mo' di podcast, insomma, di racconto, di dibattito, quello che vuoi. Ma poi finiamo il litigio come sì, in TV. Poi ci picchiamo, poi ci picchiamo. Okay. Comunque ti dicevo, ma la versione S non è troppo S rispetto a questo? Perché costa poco allora, di più. Allora, costa poco di più e ad esempio già il fatto di avere un buon display OLED secondo me cambia tanto le carte in tavola. Perché almeno per le mie preferenze un buon display è essenziale per godere al meglio del telefono. Sì, sono d'accordo. Il display è la tua interfaccia che ti permette di usare il telefono tutti i giorni, quindi certo deve essere fluido, deve essere affidabile, però non si può mai prescindere da un buon display. Ci vorrebbe che Google lo capisse. Sì, in effetti. Questo, ragazzi, è un po' il punto della situazione su questo Poco M5. La versione S con poco più di differenza si può portare a casa e secondo me è quella più a fuoco, poi scegliete voi chiaramente quello che volete anche in base alle vostre tasche. Tra l'altro abbiamo Lilio G99 su questo smartphone con patch di sicurezza aggiornata ad agosto, al momento che stiamo girando questo video. È fluido o non è fluido? Allora, se cercate le prestazioni direi di no. La cosa buona è che è un SoC pensato anche magari per i giovanissimi che vogliono un po' giochicchiare col telefono. Vuoi anche per merito dei giochi di ultima generazione che sono molto scalabili, comunque si riesce a giocare più che dignitosamente con un telefono di questo tipo e non è per niente scontato. I lag ci sono. I lag è inevitabile che ci siano, non è un fulmine ad aprire le applicazioni, soprattutto lo switch da un'applicazione all'altra è abbastanza complicato, qualche volta c'è un attimo più di attesa, non è un completo disastro, bisogna essere un po' pazienti, per così dire. È ovvio che uno in questa fascia di prezzo se lo aspetta. Magari, ecco, quello che vorrei è che Xiaomi puntasse su un alleggerimento ulteriore del software in questa fascia bassa, dove abbiamo comunque diverse applicazioni preinstallate, quasi tutti i servizi di Xiaomi hanno ridotto le animazioni, però c'è tanta carne al fuoco e probabilmente ci sarebbe bisogno di una versione base, no? Una specie di MIUI Lite, proprio per venire incontro alle esigenze di questo hardware più limitato e meno pubblicità, perché sul Poco ce n'è un botto. Sì, magari, ecco, fate scegliere l'utente. È vero comunque che si può disattivare, abbiamo anche pubblicato tempo fa una guida, è possibile andare a intervenire, si possono disinstallare sia le applicazioni preinstallate che si può rimuovere la pubblicità, che non è durante la navigazione, durante l'utilizzo, è solo nelle app di sistema, giusto dirlo, come l'installazione di app, la musica, tutte queste app di sistema, si può andare a rimuovere. È una cosa che a me non fa impazzire questa. È anche vero però che chi prende un telefono di questo tipo ormai lo sa ed è inutile che si lamenti dopo, no? Quindi finché è risolvibile, se serve a contenere il prezzo e io posso poi intervenire per andare a toglierla, può avere sì, senso. Ma è semplice, non è semplice. Pensa all'utente normale. Magari una procedura semplificata per andare a disabilitarlo. Cioè nell'ultima guida, addirittura l'ultimo passaggio, dovevi aprire il terminale, dovevi mettere un comando. Cioè pensa anche alle persone che comprano su smartphone. Ma su alcuni si può disabilitare il servizio. Piccola spoiler, il servizio MSA si può direttamente disabilitare e a quel punto le pubblicità spariscono. No, già meglio, però insomma un pochino più semplice. Magari all'avvio lo metti lì. Ah, giusto, iniziale. giusto.
Ti ricordi alcuni dispositivi di Amazon avevano questa doppia configurazione? Se te volevi le pubblicità lo pagavi di meno, se non le volevi, tipo i tablet, c'era 15 euro di differenza, una cosa del genere, te potevi scegliere la versione con o senza ads. Ragazzi, se volete un pregio di questo smartphone, ma forte, è l'autonomia. Non l'ha scaricato. No, ho fatto 2 giorni praticamente pieni, anche andando a giro a fare le foto. Devo dire che anche se scalda un pochino dopo un po' di utilizzo, la scarica della batteria è costante e davvero fate un buon 2 giorni. Per gli amanti dei numeri siamo intorno alle 8 ore di schermo senza particolari problemi. Tanta roba. E io 8 ore le spalmo in 2 giorni, perché io vorrei capire che fa 8 ore di schermo in un giorno. A parte che lavoro, quindi. Da fare. A parte che lavoro. Sì, per lavoro, e allora no. Posso capirlo, ma se no 8 ore sono tante. Dove vi fate del male? Sensore principale da quanto? Sensore principale è, diciamo, anche l'unico, no? Perché è da 50 megapixel, è il solito JN1 che alcuni competitor usano come ultra wide. Gli altri due sono macro e profondità completamente inutili. Nella recensione scritta trovate anche una macro fatta ad una lumaca con la macro, però insomma risultato discutibile, la sera poi non ne parliamo. Ma anche la principale cede un po' il fianco, c'è un po' di rumore anche di giorno. La sera non ne parliamo, la modalità notte non è particolarmente efficace, i video hanno una messa a fuoco un po' lenta, tremolano. È un entry level. Il comparto fotografico è quello che è, e anche la fotocamera anteriore è un mezzo disastro. Però, insomma, guardiamo le foto. È una fascia bassa, no? Sì. Quindi, guardiamo le foto, dai, guardiamo cosa hai combinato con questa fotocamera. Brutte cose, anche perché io sono un pessimo fotografo. È per questo che io sono un benchmark attendibile dell'utenza media che fa le foto. Perché certo, se le dai in mano a un professionista, magari ti tira fuori cose belle. Io riesco a tirare fuori cose brutte anche dai telefoni fascia alta, vedi? Capite lo prezzo, ragazzi? Allora, attenzione, perché sul sito ufficiale po.co, vi lascerò poi il link in descrizione, ci hanno dato la possibilità di condividere con voi utenti che state guardando questa recensione un coupon dedicato, che è Poco M5 Guerz. Quindi, oltre all'early bird price, perché avete la versione 464 o 428, how much? 169,90 l'early price per la 464, 189,90 per la 428, quindi 20 euro di sconto rispetto al listino. Meno 10, quindi a 159,90. È già ha più senso. Diciamo che ovviamente molti contesteranno: ma fino a 2 settimane fa c'era Poco X3 Pro a 135 euro. Se trovate un'offerta di questo tipo, vi dobbiamo dire? Compratelo, naturalmente. Vecchio medio che si è abbassato di prezzo, come anche l'M4 Pro ad esempio 5G, che era un ottimo telefono. Ovviamente vi diciamo, come sempre, se trovate un'offerta puntate su quello. Se invece confrontiamo il prezzo di un dispositivo appena uscito, 159 euro rappresentano comunque, tenendo conto di cosa offre la concorrenza, da Realme, Samsung, Honor, tutti quanti offrono più o meno un prodotto di questo tipo, con magari una batteria un pochino più piccola, oppure Realme usa SoC, Unisoc, che sono molto inferiori a questo G99, un display HD, come dicevamo prima, quindi è un telefono che il suo posto nel mondo, secondo me, ce l'ha. Sì, concordo, e si compra puramente online. Quindi questo è uno smartphone che si va a comprare online, ragazzi, non lo trovate al classici Media World, eccetera. Vi aspettiamo come sempre qua sotto in box dei commenti, almeno ci fate sapere la vostra opinione su questo Poco M5. E da Guerz e da Flavio è tutto, ragazzi, ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti.